Giuseppe, figlio di Davide, non temere. Così l'angelo saluta Giuseppe e lo invita a non temere, dunque ad affidarsi completamente alla volontà di Dio. Che cosa ci suggerisce Giuseppe oggi? Abbiamo i nostri sogni e proprio in questo periodo, alle soglie del Natale, rivolgiamo lo sguardo del cuore proprio a loro. Magari rimpiangiamo alcuni sogni infranti, consapevoli che le migliori attese devono confrontarsi con situazioni inattese, sconcertanti e sconvolgenti. Cosa fare? Giuseppe ci indica la via. Non bisogna cedere a sentimenti negativi, come la rabbia e la chiusura, perché questa è la via sbagliata. Occorre invece accogliere le sorprese della vita, anche le crisi, con una particolare attenzione. Quando si è in crisi non bisogna scegliere secondo l'istinto, ma lasciarsi passare al setaccio, come ha fatto Giuseppe. Dobbiamo considerare tutte le cose e fondarci su un criterio fondamentale: la misericordia di Dio. Quando si abita la crisi senza cedere alla chiusura, alla rabbia e alla paura, ma tenendo aperta la porta a Dio, Lui interviene. Lui, Dio, è esperto nel trasformare le crisi in sogni. Dio apre le crisi a prospettive nuove che noi prima non immaginavamo, magari non come noi ci aspettiamo, ma come Lui sa. E questi sono gli orizzonti di Dio, sorprendenti ma infinitamente più ampi e belli dei nostri. La parola che oggi ci regala il Vangelo è orizzonti nuovi.